Bentornati cari amici, siamo nuovamente nel cuore della manifestazione Fili Magici a Vinovo. Siamo in compagnia di Mario Itana, presidente della Proloco. Presidente, innanzitutto una domanda che dobbiamo fare sempre a tutti i nostri amici di Sapere e Sapori: qual è il suo piatto preferito? Dovrei elencarne tante, per me sono i dolci, per me è l'unica cosa che qualcuno rinuncio a qualsiasi cosa per i dolci. Qualcuno in particolare? Tutti. Bene, veniamo al vivo invece del nostro appuntamento oggi qua a Vinovo, questa bellissima cittadina nel cuore della provincia di Torino, a pochi passi dal capoluogo regionale. Qual è la filosofia di Fili Magici, di questa manifestazione che avete organizzato ormai da quanti anni? È la terza edizione questa qua, è un biennale, la terza edizione, ma è nata così perché io lavoro un pochino nel campo dell'arte, di conseguenza mi è venuto proprio con mia moglie, la mia cugina Gisella, siamo... Un discorso che abbiamo fatto, proviamo a farlo, abbiamo provato, anche perché veramente ci sono delle cose magnifiche ed è andata molto bene fin dal primo anno e continua a crescere, è una manifestazione che veramente per noi è un fiore all'occhiello. Stiamo vedendo degli stand molto belli, molto interessanti. Una domanda che mi viene spontanea: è ancora possibile parlare soprattutto con le nuove generazioni di ricamo, di cucito, cioè di quello che facevano le nostre nonne fondamentalmente? C'è ancora interesse da parte dei giovani? Ma io penso che interesse ce ne sia molto, forse manca un pochino l'aiuto per dare a queste persone la possibilità di accedere a queste scuole, perché secondo me l'artigianato non è da trascurare, perché è stato sempre, diciamo così, una cosa trainante su tutte quante le cose. Io dovrei dire che per quanto riguarda le istituzioni dovrebbero dare un segnale molto più forte per far sì che queste tradizioni, queste cose che si stanno perdendo continuino a esserci sul territorio. Noi vediamo qua lo stand di Bottigliera, per modo di dire, che è qua Bottigliera Alta, meravigliosa, cose veramente egregie. È un peccato che non riescano più a esserci queste scuole da poter tramandare queste cose. Bisognerebbe dare un aiuto veramente fondamentale. Noi come Proloco cerchiamo di fare del nostro meglio, abbiamo creato anche noi all'interno della nostra Proloco una scuola di ricamo e portiamo avanti il discorso, certamente con molti molti sacrifici. Certo, è un discorso, quello delle Proloco è un discorso molto importante, perché sono una parte importante del tessuto dei piccoli centri del nostro territorio. Senza di voi moltissime delle cose onestamente andrebbero perse. Eh beh, certamente noi il nostro obiettivo è quello di valorizzare un po' quello che è il territorio e valorizzare anche quello che sono le risorse del paese, che questo secondo me sarebbe una cosa veramente valida da poter portare avanti. Oltre a Fili Magici parleremo dopo nel proseguo della nostra trasmissione di quelli che sono gli aspetti tecnici dei corsi di ricamo e cucito, dei workshop che state organizzando, ma oltre a Fili Magici quali sono gli appuntamenti principali organizzati dalla Proloco di Vinovo nel corso dell'anno? Ma diciamo che la più grossa parte delle manifestazioni che vengono allestite anche con la collaborazione del Comune sono quasi tutte mandate alla Proloco per fare queste cose. Noi abbiamo tre o quattro manifestazioni durante l'anno in cui prima c'era il Carnevale, per modo di dire, che era una cosa abbastanza grande che si faceva, oggi non si è ridimensionato un pochino. C'è la festa patronale del paese, ci sono queste manifestazioni proprio organizzate solamente dalla Proloco come Fili Magici. E c'è in programma anche di fare una grossa manifestazione che sarà poi la sagra della frittata, se riusciremo a combinare tutto quanto, avere il tempo di farlo. Diamo un'indicazione agli amici che ci seguono da casa per venire a visitare questo bellissimo centro che è Vinovo. Quando è la vostra festa patronale? La festa patronale si svolge l'ultima settimana di agosto. È una gran bella festa, fino adesso siamo stati veramente all'altezza di quello che sono le tradizioni. Ecco. Bene, un grazie al presidente della Proloco Mario Itana, do ora la parola alla nostra Sara Franchino per il primo angolo su arte e cultura. Bentornati, sono qui in compagnia del presidente dell'Associazione degli Amici del Castello di Vinovo, Mario Bruna. Buonasera a tutti. E siamo in questa splendida residenza rinascimentale che la famiglia della Rovere ha fatto edificare. Siamo esattamente nella sala dove si raccontano strane vicissitudini. Qui
è nata una leggenda popolare importante, questa è la Sala del Mosaico, che la storia poi ha tramandato, non è vero? Sì, diciamo che un qualche anno fa noi abbiamo una pianista di qui di Vinovo che si esercita qui in questa sala e suonando il pianoforte ha sentito un fruscio e ha visto due figure danzanti che ballavano. Finita la suonare il pianoforte, la figura danzante è scomparsa. Questa epifania spettrale, ritorniamo con la nostra guida a parlare di questo luogo. Come nasce il palazzo in cui ci troviamo? Nasce dalla volontà di Domenico Della Rovere, che aveva bisogno di costruire un palazzo di rappresentanza nella zona di Vinovo e ha cercato in questa zona. Qui vicino a noi c'era un vecchio castello, che era proprio un castello piccolino, e i Della Rovere alla fine del tardo 1400, inizio 1500, hanno costruito questa dimora, che non era così come la vediamo adesso. Parliamo di alcune sale. Prima abbiamo visto, i nostri amici stanno venendo da casa, la sala degli stucchi, la sala daurata, dove hanno lavorato anche importanti maestranze dell'Italia centrale. La sala daurata è formata da un soffitto a cassettoni originale, allora era dipinta di oro, e poi alla parete avremo poi una serie di affreschi che sono attribuiti alla scuola del Pinturicchio, perché a quell'epoca il Pinturicchio lavorava qui a Torino nel Duomo. Oggi invece questa residenza, questo castello, che è dimora rinascimentale, per cui non nasce come presidio medievale ma già dalle origini come luogo di residenza signorile e palazzo di rappresentanza, ospita delle istituzioni. Sì, che il castello attualmente è di proprietà del comune di Vinovo e da 4 anni è stato affidato a un'università americana, la St. John's University del North Carolina, che ospita studenti da tutto il mondo e fanno corsi in lingua madre, in lingua inglese. È un onore per Vinovo avere un'università così importante. Invece nei sotterranei? Nei sotterranei abbiamo la biblioteca comunale e attualmente abbiamo il bar con la ristorazione. Sono altri 2 piani sottostanti, uno c'è la biblioteca totalmente nuova e l'altra è chiusa. Vi ringrazio, un caro saluto e alla prossima puntata. Siamo qui nel cuore della fiera con Alberta Bianchi. Ciao Alberta, allora alle nostre spalle vediamo degli splendidi capolavori, raccontaci qualcosa. Noi siamo l'associazione Fusi con Arte di Viterbo, è un'associazione culturale, amatoriale, che vuole presentare una vasta gamma di ricami, perché purtroppo la città di Viterbo non ha un ricamo per eccellenza, quindi un ricamo che lo caratterizza. E quindi tutte noi ci adopriamo per studiare e rielaborare diverse tecniche di ricamo. Ricamo e merletto a fuselli. Perfetto. E vedevo qui degli abiti, vengono anche riproposti merletti e pizzi su questi abiti? Sì, sì, è proprio l'intenzione, quello di riportare i ricami e i merletti antichi in chiave moderna, riutilizzabili, indossabili, per poi fare del nostro giornate ogni giornata speciale. Okay. Volevo chiederti, qui all'interno della fiera ho visto che ci sono dei workshop dove gli interessati hanno potuto iscriversi per entrare a conoscenza di questo mondo, quindi imparare l'arte del ricamo o iniziare iniziare. Che cosa può fare una ragazza che come me vuole interfacciarsi con questo mondo? Ma null'altro che null'altro che avere creatività e destro, applicare questi ricami ad abiti, perché siano sempre con noi ogni giorno e che abbiano una chiave moderna, una connotazione giovane, fresca.
senza nessun tipo di problema, perché non ci sono limitazioni, e questo, ecco, è importante. Cioè, i giovani non devono avere limitazioni. Certo, giusto. Io ti ringrazio per la tua disponibilità e restituisco la linea. Buongiorno, siamo insieme alla signora Rossella Calabro Cande. In questo stand vediamo dei bellissimi corsetti. Cosa ci può dire a riguardo? I miei corsetti sono completamente realizzati a mano, uno made in Italy. Spesso e volentieri sulla maggior parte dei miei prodotti è un made in Piemonte, quindi anzi in Turin. E uso diversi materiali, prediligo i materiali antichi, quindi questa è la giusta location, quindi pizzi di cotone molto belli, di tutte le qualità, il ricamo a mano. Integro il ricamo con pietre dure di vario genere, mi occupo anche di disegnare bijou e gioielli. Ho anche tutta una linea che riguarda le borse, ho iniziato da poco una linea di pelle, e nel particolare questa borsa, che ha un significato anche notevole per quello che è il lavoro in Piemonte, perché sono pietre, le pietre che ho usato per questa borsa sono pietre che sono state estratte in Piemonte. Nelle valli di Lanzo sono delle rodoniti, fanno parte di un progetto che è stato realizzato con la CNA, e io ho avuto l'incarico di realizzare con 6 pietre che mi sono state donate un oggetto, un accessorio. E quindi è una borsa che integra quello che è l'attuale all'antico, perché ci sono passamanerie antiche e chiusure antiche. Bene, grazie.